Suonano i campanelli delle biciclette al liceo Cattaneo di Torino. Oggi sono campanelli d'allarme sulla sicurezza in scuole e università. La mia università è sicura per certi termini, nel senso che comunque siamo in una via stretta dove passano tante automobili e il tram e diciamo che è sicura se si va forse a piedi sul marciapiede. E la giornata nazionale sul tema. Il 22 novembre di 15 anni fa moriva Vito Scafidi, schiacciato a 17 anni dal peso del controsoffitto crollato nel suo liceo, il Darwin a Rivoli. Oggi una scuola nuova, non è così per tutte. C'è ancora molto da fare perché è sempre importante mantenere alta l'attenzione in termini di certificati antincendio, delle certificazioni di quello che viene fatto, l'adeguamento degli spazi. I ciclisti di Vito fanno tappa in alcuni istituti di Torino. La scuola, ricordano attivisti dell'ambiente, è sicura quando ha muri solidi, quando denuncia la scarsa qualità dell'aria, quando tutela gli studenti, anche in alternanza lavorativa e per strada. Lo chiediamo al ministro Valditara, che oggi purtroppo non si è espresso sul tema, e lo chiediamo a tutte le istituzioni. In Corso Casale ricordano la sedicenne ucraina investita un mese fa mentre andava a scuola. Poi pedalano verso Piazza Chiave, Sei Giardini, Vito Scafidi, li aspetta suo padre Fortunato, resta in silenzio, una lacrima gli offusca gli occhi mentre li guarda.